si placano le incertezze sul reale rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, forse è già finita, visto il comportamento di lui pizzicato giorni fa in un locale. Il Grande Fratello ha regalato molte emozioni, fino all'ultima puntata e fino alla vittoria di Perla Vatiero, prevista tra l'altro proprio da Anita Olivieri. Tra le coppie più chiacchierate, criticate, amate, odiate, c'è stata anche quella formata, sembra al di fuori di ogni previsione, proprio da Anita e Alessio. Un flirt, il loro, che ha messo in secondo piano, ma solo per poco, le dinamiche tra Perla e Mirko e sul famoso triangolo che ha coinvolto i telespettatori per numerose puntate del reality show. Ma adesso tutti si chiedono se la coppia Nipa Anita e Alessio stia davvero proseguendo la love story oppure no. Ecco cosa è successo pochi giorni fa. Anita Olivieri e Alessio Falsone sono già separati? Lo svela un post su social. Le ultime puntate del Grande Fratello hanno regalato esiti forse non sempre scontati, anzi, Anita è stata eliminata poco dopo aver iniziato la sua love story con Alessio, e lui non è riuscito ad arrivare al duello finale. Perla Vatiero ha stracciato tutti, persino la rivale Greta, e ha vinto questa edizione del reality show. Passato il trambusto e i festeggiamenti, cominciano le reunion tra gli inquilini, che dopo la convivenza nella casa hanno stretto legami di vario tipo. Naturalmente, via Instagram continua il dibattito sull'evoluzione dei rapporti tra Anita e Alessio Falsone. Ed è proprio Anita Olivieri che assicura a suon di post che la relazione con Alessio va a gonfie vele, lei afferma di essere ampiamente intenzionata a continuare a frequentarlo anche al di fuori della casa, e infatti non mancano stories in cui Anita e Alessio si lasciano andare a effusioni e atteggiamenti complici mentre preparano una cena romantica a lume di candela. Si vede la coppia che teneramente si massaggia e che si coccola, e dunque tutto sembrerebbe far pensare a due persone attratte, quantomeno fisicamente, e curiose di esplorare le possibilità circa una loro relazione duratura nel tempo. Ma non mancano però i maliziosi o gli hater, che avvertono Anita, facendole notare come lei sia completamente soggiogata mentre lui, in realtà, se la spassa anche altrove. Infatti di recente è spuntata una foto su social, in cui si vede una cena tra amici, i protagonisti immortalati insieme ad Alessio Falsone sono Greta Rossetti, Rosy e Sergio Dottavi, beccati a una serata trascorsa a Milano nel ristorante di Rosy Cin. Anita però è la grande assente, e non convinci il fatto che si tratti solo di distanza geografica, Anita vive a Roma. Perché molti ipotizzano che il bello e dannato Alessio non sia poi così profondamente interessato alla bionda NIP del Grande Fratello. Probabilmente solo il tempo ci dirà se davvero la coppia Anita-Alessio sia felice oppure inesistente, ma nel frattempo le dinamiche sembrano abbastanza chiare.